signore e signori, capitolo 3. Il lavoro in Malesia. Dove dobbiamo andare? Ok, con cerchio vai giù, con X vai su. Poi esploriamoci questo fondale marino. Ma non c'è l'ossigeno residuo da qualche parte, chiedo, eh? Ok. Eccolo lì. Eccolo. L'ho trovato. Com'è messo? È malconcio, ma integro. Integro? No. Bene, riesco a vedere il carico. La maggior parte delle casse è qui. Puoi essere più preciso? Dovrò prima entrare. Aspetta. Alla porta. Ok, ecco qui. E poi non so di che carico si tratti per ora, però vabbè. Buongiorno ragazzi. Ok, sono dentro. Bene, la maggior parte è ancora qui. Vediamo, una, due, tre. Ok, secondo i miei calcoli mancano due casse. Vado a recuperarle. Aspetta, che dici di risalire e prendere una bombola carica? No, va bene. Tranquillo. Una lì sotto. Ho trovata una. Merda. La cassa è incastrata sotto il rimorchio. Facciamo così. Occupati prima dell'altra cassa. Poi solleveremo noi il rimorchio. Vedi, è per questo che sei strapagato. Eh, a sapere dov'è. Aspetta, eccola lì. Vai, easy. Stavo già impanicando. Bene, ne manca una. Fissala nel rimorchio. Siamo vicino a te. Bene, a tra poco. Comunque è genio a fare dei comandi così, eh. Premi X per fare coso. Bene, una cassa è a posto. Tempismo perfetto. Siamo sopra di te e la gru sta scendendo. Ok, datemi le corde. Stiamo scendendo. Ah, che è la calamita. Ok. Ok, è in posizione. Aggancia il rimorchio. Vediamo di sollevarlo un po'. Giù, 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 giù. Dove devo mettere? Ah, ok. Uno è andato. Bene, occhio all'ossigeno adesso. Va, capite. Ok, ho il cavo. Prova ad avvolgerlo attorno a uno degli assi. Dovrebbe andare. Sì. Secondo è andato. Ok, il rimorchio è pronto. Perfetto. Allontanati, lo solleviamo. Via. Yeah. Quando volete. E adesso ci siamo. Fammi pigliare la cassa. È sufficiente? Sì, a posto. Non fatemelo cadere addosso. Non posso promettertelo. Ok, ho l'altra cassa. La fisso insieme alle altre. Bellissimo, sta voce tipo al telefono. Sopra, 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 Nate. Vai. Come sono tutte messe precise, eh? Dai, forza. Così.
Adoro ste cinghie. Mamma. Meglio uscire di qui, va? Il carico è al completo ora. E con 5 minuti di ossigeno avanzati. Diamine. Ehi, che ne dici di restare ancora un po'? Potresti... No. Nah, può bastare così. Meno male. Un passaggio? Sarebbe gradito. Dimmi quando sei sulla crew. Eccomi. Poteva anche andare da soli, eh? Tiratemi fuori. Ricevuto. Risaliamo. Guarda che splendore. Come ti senti? Addirittura, che grafica. Sarò di pesce per una settimana. Ok, stiamo arrivando, resisti. Sono pronto. Ma ragazzi, che la texture dell'acqua è tanta roba, eh. Bentornato, Drake. Sì, è bello tornare. Lancia l'attrezzatura. Arriva. Grazie. Bambola è leggera come una piuma. Cerco di agevolarti il lavoro. Sì. Bene, c'è qualcosa da esplorare, forse? Qui finiremo dopo. Allora, quando pensate di finire? Il mio eroe. Andiamo, vediamo chi hai preso. Ehi, la prossima volta lascia andare avanti qualcun altro. Meriti una pausa. No, no, grazie. Preferisco stare a modo in ufficio. Ha senso? Ad ogni modo, c'è tempo prima della prossima immersione. Intanto guardiamo qui. Fate l'onore. Spacchiamo ste casse. Grazie. Col piede di porco. Wow. Guarda un po'. Abbiamo del rame. Che sei rumeno? Di quanto valga questa roba. Il cliente ce lo pagherà a peso d'oro. A peso di rame? E farne dei centesimi. Dai, andiamo a festeggiare. Offro il primo giro. Venire a bere con voi? No, 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 non ho più il fisico. Se non ti spiace, sbrigo le scartoffie e poi crollo sul divano. Un'altra volta? Ok, come vuoi. Ehi, bel lavoro oggi. Grazie. Come sempre. Non è che la pagheremo cara per questo coso che abbiamo trovato, questo carico? Però non lo possiamo sapere. Ehi, hey, hey, Nate! Nate, aspetta! Ehi, hey, che ci fai qui? Ho un regalo per te. Un regalo? Che cos'è? Ho avuto una soppiata su quel relitto sommerso in Malesia. Oh no... La nave è intatta. Sì. Basta solo prendere il carico. Sei un tipo tenace, devo ammetterlo. E? Ci hanno anche dato i soldi per l'equipaggiamento. È tutto pronto. Tranne il mio uomo migliore. L'unico a cui affiderei questo incarico è diventato un coniglio. Primo, i conigli sono creature adorabili. Secondo, il contatto. Hai permessi? No, non hai permessi. Ah. Senti, nessuno terrà quei permessi. Certo. Ma no. Nate, non capisci che gioca a nostro favore? Niente permessi, niente concorrenza. La nave è nostra. Niente permessi, niente partenza. Nate, sarebbero i soldi della pensione. Abbastanza per entrambi. Non so come la vedi tu, ma non ho intenzione di recuperare rottami fino a 60 anni. Tu sì? Meglio della galera. Ora, senti, io mi tiro indietro. E dovresti farlo anche tu. Ok, ma tienili tu. Fallo per me, dai. Guarda che non cambierò idea. Ti chiedo di dormirci su, va bene?
Saluta Carla e i ragazzi da parte. Ok. Senza impegni. Ok, non si tira indietro. Pensaci su. Hai studiato da bravo scolaretto. Hai ristretto l'area di ricerca. Sarebbe la scoperta del secolo. Figlio di puttana. No, no, non si può. Tu finirai in mezzo agli altri. Minchia. Capitolo 4. Una vita normale. A normal life. Beh, è durato poco questo capitolo 3.